Buonasera, ben arrivati. Per la rassegna Felicità Metropolitane, oggi presentiamo un libro speciale, Cosa mi dice il mare. Lorenza Stroppa ci è venuta a trovare e siamo molto contenti. Insieme a Paolo Ciampi oggi parleranno di mare e di molto altro. La rassegna è una rassegna dedicata agli scrittori ed è quasi sempre accompagnata dalla musica. Oggi abbiamo il privilegio di avere Letizia Fuochi, che canta e racconta e legge. E quindi siamo molto contenti di aver ripreso questa rassegna che da ormai 6 anni va in tutta la città di Firenze e nella città metropolitana. Scegliamo spesso luoghi particolari, giardini, palazzi storici, biblioteche, cortili, tanti luoghi che ci parlano. Ecco, ci piace stare d'estate anche all'aperto, naturalmente, per goderci anche il fresco. E invitiamo autori che in qualche modo scrivono libri che parlano anche della ricerca della felicità, questo difficile argomento che spesso viene affrontato in modo del tutto diverso e con tanti ingredienti a seconda dell'ospite che invitiamo. Grazie di essere qui, grazie a Lorenza Stroppa, grazie a Paolo Ciampi, grazie a Letizia Fuochi e buon ascolto. Vai Letizia. Quanti cavalli hai tu seduto alla porta? Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un tentativo. Ed arriva un bambino con le mani in tasca. Ed un oceano verde dietro alle spalle. Disse: vorrei sapere quanto è grande il verde, com'è bello il mare, quanto dura una stanza. È troppo tempo che guardo il sole, mi ha fatto male. E non ficcare il naso negli affari miei. E non venirmi a dire, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi. Il giorno che Ru inizia a contare, sulla riva di Duarnesi spiaggia una balena. Sobbolle, come se fosse piena di lava e la coda si agita, stanca. L'occhio, vispo e terrorizzato, ci mette un po' a calmarsi e poi rimane immobile. A 300 km da lì, in Inghilterra, Ru inizia a contare le fessure di luce della tapparella. Quelle della finestra della sua camera sono 87, un numero primo per niente felice. Si dice, anche se composto da un 8, è il numero fortunato per i cinesi. Passa alle tapparelle della camera di sua madre, poi a quelle del bagno, per poi finire con il salotto e la cucina.
Il volto di sua madre, l'espressione con cui l'ha lasciato, appare e scompare come un'ombra, un fantasma che infesta i suoi pensieri. In preda all'agitazione, il ragazzo apre i cassetti della cucina e conta le forchette, i coltelli, i cucchiai, i cucchiaini, i mestoli e i cavatappi. Poi è il turno dei bicchieri, dei calici, delle tazze, delle terrine, delle pentole, delle tovaglie. E quando Gus, di ritorno dal lavoro, apre la porta, trova suo figlio seduto in mezzo a tante pile, bicchieri in formazione piramidale e forchette allineate una sull'altra, la bocca che snocciola cifre, come se pregasse. Appoggia la valigetta a terra. «Cosa stai facendo?» gli chiede. Russ interrompe, la testa piena di numeri volanti, l'aria confusa. «Sto contando», risponde, senza ricordarsi il motivo per cui ha cominciato. Il padre alza un sopracciglio. «Hai perso qualcosa? È per una scommessa?» Russ scuote la testa, cercando di schiarirsi le idee. Un calice scivola da una pila e si rompe in mille pezzi. Solo allora il ragazzo si ricorda di Corinne. «Mamma se n'è andata, aveva una valigia, non tornerà». Tre frasi pronunciate con un enorme vuoto tra l'una e l'altra, come le rocce su cui appoggiare il piede per superare un torrente. La sera, Ru fatica ad addormentarsi. Anche se fuori è notte, lui sa che le 87 fessure sono lì, come occhi nel buio. E per distrarsi, prova a contare i battiti del suo cuore, con il risultato che questi si fanno più veloci, uno sciame impazzito nelle orecchie. Nel frattempo, oltreoceano, la balena è stata sommersa dalla marea. Il suo corpo si è staccato dall'arena e ha cominciato a galleggiare. Uno sguardo frettoloso potrebbe scambiarla per un'isola. Il cetaceo pesa 27.000 kg per 12 cm e 30 cm di lunghezza. Ru apprezzerebbe il comune divisore per tre e quando la marea si ritrae e la balena torna ad agitarsi sulla spiaggia, anche Ru pare trovare pace e si abbandona tra le braccia di Morfeo. Mamma mia, ah, questo è il libro, bellissimo, il mio libro, accidenti. No, iniziare a parlare di un libro mi è già successo, dopo che Letizia ha cantato e poi ha letto un brano, è sempre difficilissimo, mi sembra sempre di... Ci si deve abituare, Paolo, tutto, ci si deve abituare, perché ne abbiamo da fare un po' insieme. Parecchio, parecchio, però mi sembra sempre di sciupare le cose, certo. Di abbassare l'emozione. Sì. Però sono a mia volta emozionato perché in realtà sono felicissimo di avere accanto a me Lorenza Stroppa per questo libro. È venuta da molto lontano, da Pordenone, in questa giornata infuocata, la più calda dal 2003, dicono. È venuta però a cercare il fresco. A cercare stranamente il venticello di quello che noi chiamiamo a volte, ricordando ciò che era l'Arno, il nostro mare. In realtà poi parleremo di un altro mare, un mare lontano, un mare che è molto presente nel cuore di Lorenza ed è lontano perché è in Bretagna, la location per così dire di questo romanzo, ma anche qualcosa di più perché c'è forse un luogo dell'anima di cui chiederemo ovviamente a Lorenza. Lorenza è stata molte cose, oltre ad essere una mia amica, è una persona che lavora tantissimo e benissimo nel mondo del libro come editor, come organizzatrice di iniziative culturali, ma anche come persona da tanti anni ha costruito un suo percorso molto particolare con una voce che si riconosce con le sue pagine, con la sua scrittura, usando a volte anche uno pseudonimo per cui o un nom de plume che ci ha meno consentito di catturarla e di riconoscerla, magari con libri che peraltro mi sembrano molto diversi da quello che oggi stiamo presentando, non fosse altro che per un'ambientazione insieme fantasy e urbana. Io la riconosco anche per altri libri, anche un altro libro pubblicato già da questa casa editrice nella collana di Città Invisibili, in cui ha raccontato la sua città, di cui non sapevo prima assolutamente niente, in modo fantastico e particolarmente catturante. Però oggi parliamo di Cosa mi dice il mare.
parleremo, come dice anche la, la segnalazione con le due righe sotto in prima di copertina, di una storia che sa di sale e di vento, che mescola numeri e ricordi, che parla di amicizie, isole balena e sensi di colpa. E c'è un bel po' di cose già in questa, in queste due righe. Però poi volto il libro, entro nella quarta di copertina e vedo che cosa dice Michela Marzano. Cosa mi dice il mare? È un romanzo che racconta la forza dell'amore e del perdono, la necessità a tratti di lasciarsi andare, ma anche di riprendersi in mano e di ritrovarsi. Mamma mia, quante cose ci sono. Forse si potrebbe partire invece dalla lettura di Letizia, da questo personaggio che entra in scena, Ru, da questa successione di numeri, perché poi i numeri sono importantissimi, come tante altre cose in realtà nel libro, ma forse questa è la prima cosa che ti colpisce e che ti cattura, anche per tutta una serie di citazioni che ci sono fra un capitolo e l'altra. Io ti leggo soltanto la prima, prima magari di parlare di luoghi, di Bretagna, una citazione, stacco, che mi ha molto colpito: i nostri nomi diventarono numeri e con il tempo capimmo perché. I numeri non avevano volto, erano molto più facili da affrontare. La domanda sarebbe, rispetto all'ossessione dei numeri, perché i numeri sono più facili da affrontare rispetto a certe questioni della vita. Ma tanto, intanto, tocca a te. Vado. Intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito che mi fa molto piacere, per Paolo, per Stata Fiorentina, per Stefania che mi ha invitato qui, e tra l'altro in una location secondo me perfetta, perché abbiamo il frusciare delle foglie che un po' ricorda, no? Il rumore del mare, abbiamo pure l'acqua, quindi siamo a posto, siamo già in pieno mood del libro. Poi abbiamo sentito la bellissima voce di Letizia e ci ha già immersi nelle prime pagine. Fuoco, in effetti. Di contrasti, esatto. E mi chiedevi di Ru. Beh, intanto il mio libro racconta di fatto la storia di due persone, di una mamma e di un figlio. La mamma si chiama Corinne ed è quella che nelle prime pagine abbandona, diciamo così, il tetto coniugale, fugge per affrontare un fatto che è accaduto nel suo passato e che la tormenta. Un fatto che lei, un po' come si fa con la polvere, no? Ha nascosto per il momento, ha buttato la polvere sotto il tappeto e ha cercato di dimenticarsene. E poi si è cinta di questa collezione particolare di vecchie sveglie, perché le sveglie segnano sempre il tempo che avanza ed era un modo per non voltarsi mai indietro. Ecco, è successo poi qualcosa nella sua vita per cui lei si ritrova di nuovo di fronte a questo accadimento del suo passato che lei non ha digerito, non ha affrontato e che è molto grave. E perciò viene sommersa, come se fosse un enorme tsunami, viene sommersa da questo dramma ed è costretta a fuggire e lascia velocemente la famiglia. E il suo ragazzo, Ru, suo figlio di 15 anni, che è un adolescente particolarmente sensibile, vive male questo abbandono della madre e sviluppa una di quelle ossessioni, di quelle manie ossessivo-compulsive che a volte capitano nell'adolescenza, che sono per fortuna spesso e quasi sempre temporanee, e quindi inizia a contare. Conta, e se il numero dei bottoni della camicia, se la data nel calendario per il giorno dell'interrogazione, se il numero degli ingredienti di ciò che lui sta per mangiare non è un numero che gli va bene, lui non mangia, non fa l'interrogazione, non si mette la camicia. Quindi insomma viene particolarmente segnato dall'andamento di questi numeri, che però per lui rappresentano l'unica soluzione che ha trovato a questa sensazione di spaesamento che gli ha lasciato la mamma, no? E rappresentano come un'ancora a cui aggrapparsi. Lui la coperta dice, di Linus. La dice coperta di Linus, lui dice, sono l'unica cosa che rimane immutabile, che non può cambiare. I numeri non cambiano, gli danno certezze. Pertanto Ru si affida a questi. Nelle prime pagine del libro, quindi non spoilerò nulla, insomma succede che la psicologa suggerisce al papà di Ru di mandarlo, di fargli cambiare aria. Per cui il papà lo manda in Bretagna, che è la terra natia anche di sua mamma, e a casa dei nonni materni. E quindi la mamma e il figlio, senza saperlo uno con l'altro, si ritrovano nello stesso posto a fare due percorsi diversi che prima o poi avranno un momento di convergenza.
Bravissima, hai spiegata come io non ci sarei mai riuscita. Ho cercato. Ma brava, brava, guarda, io come dire, invidio sempre chi riesce a trovare il senso, a comunicare il senso del suo libro, perché questa è già una cosa importantissima. Devo dire che a forza di seguire Roux, in qualche maniera questa ossessione dei numeri finisce per prenderti in qualche maniera, quando dici, per esempio, dice lui, pensa che l'8 è un numero, mi sembra sventurato, l'11 invece è un numero felice, poi spiega perché, conta, così. Finisce anche te, ti guardi un pochino in giro e dici, ma questi quanti bottoni ha? Oppure contagia fortemente. Ho pensato anche di dotarmi un discreto numero di sveglie che forse anche questo può essere un elemento che non è soltanto di ossessione ma anche di possibilità di ordine, perché il numero in Roux è, come dire, una reazione alla grande confusione del mondo e all'incapacità sostanziale di trovarci un filo logico e anche forse di riordinare i propri sentimenti. Ma questo probabilmente è un discorso che porta lontano. Io tornerei anche al luogo, perché questa storia si intreccia, si aggroviglia e poi si dipana in un luogo che credo anche per te sia molto importante. Va detto che la Stefania, quindi la notte, è riuscita a trovare la location, termine bruttissimo ma perdonatemelo, che più mi richiama un'idea di mare prossimo a Firenze. Proviamoci, poi forse anche le ascine dall'altra parte verso l'Indiano. E però il mare di cui parli, che è il grande protagonista in realtà, al di là dei personaggi umani, è il mare di Bretagna. Io so che questo non è una cosa casuale o semplicemente un bel posto in cui abbentare una storia. Quindi a te la parola, anzi prima per darti la parola ti leggo un bellissimo detto, bellissimo, che un adagio locale l'ha definito, che mette proprio all'inizio del libro. I bretoni, grande popolo, nascono con l'acqua del mare intorno al cuore, affinché l'acqua salata non abbia mai il sapore delle lacrime. È bellissimo. Io, non è mio, quindi l'ho solo riscritto. Allora, la domanda esige una risposta molto lunga, quindi prego. Adesso ti faccio lasciare il libro per un po' con gli appunti. Ecco, allora, la Bretagna. Inizio dalla Bretagna e poi passo al mare. La Bretagna per me è una patria d'elezione. Io sono laureata in filologia romanza, abbiamo, credo, entrambi questa passione per il ciclo arturiano, per le leggende medievali, e quindi appena ho potuto io sono andata a visitare più volte la Bretagna proprio per ritrovare tutti i luoghi raccontati nelle leggende, quindi la foresta di Brocélandia, dove naturalmente mi sono bagnata, quindi sarò immortale, ecco, e poi insomma tanti altri luoghi dove ricorrono, dove si possono cercare le tracce di Re Artù. E in più devo dire che in uno di questi viaggi mi è capitato insomma un imprinting con il mare, che lì è l'oceano Atlantico, particolare. Siamo arrivati in Bretagna di notte e volevamo come prima cosa vedere l'oceano. Era una notte tra l'altro buissima e, come tu sai, in Bretagna, soprattutto vicino alla costa, insomma, è una zona abbastanza selvatica, quindi c'è poca illuminazione, c'è poco, soprattutto in alcuni paesini, insomma, c'è molta natura e puoi apprezzare senza tutto quello che è il contributo umano. Per cui siamo arrivati con questa notte ventosa, ventosissima e buia, senza luna, siamo arrivati proprio davanti all'oceano. Abbiamo parcheggiato la macchina, c'erano 10 metri di sabbia, di ciottoli, e poi c'era l'oceano che ruggiva. Come abbiamo aperto la macchina, avevo una piccola Opel Corsa, la portiera si è richiusa immediatamente, chiusa dal vento. Quindi già lì era come dire, andate via, no? Cosa fate qua, andate via. E poi il mare era, secondo me, era proprio incredibile, era piena furia, era, non lo so, era uno scontro di onde alte che litigavano, e tra l'altro era più buio della notte,
E aveva come unico momento in cui si riconosceva che era il mare, aveva questi fasci di schiuma che sembravano quasi fosforescenti, che si accendevano all'improvviso e poi si spegnevano. Quindi ecco, è stato una sorta di imprinting per me che mi ha segnato molto. E ho scelto di ambientare questo libro in Bretagna anche perché volevo rendere grazie un po' in generale a tutti i mari della mia vita. Io sono un'appassionata di mare, insomma, faccio corsi di apnea, abbiamo una barca a vela con cui facciamo tutte le nostre vacanze, e per me l'orizzonte azzurro in generale, sia sopra che sotto, rappresenta tantissimo. Il mare mi aiuta, è quasi una forma di preghiera, di meditazione, mi aiuta a far scorrere i pensieri che se ne vanno e poi tornano indietro, perché il mare non è relax ma è inquietudine, però mi aiuta moltissimo, e quindi ho anche desiderato un po' restituire al mare ciò che mi ha dato. Infine, e poi ho finito con questa lunga risposta, infine il mare mi ha dato proprio anche l'idea del libro. È nato tutto da un altro libro e da un accostamento con il mare. Stavo leggendo un libro bellissimo che vi consiglio, che si chiama La scienza dello storytelling di William Storr, che davvero tutti i romanzieri, gli scrittori dovrebbero leggere perché dà un sacco di spunti. E nel capitolo che mi aveva preso si parlava dell'autonarrazione, ovvero di come tutti noi di fatto ci narriamo la nostra realtà e ricostruiamo la nostra memoria per poterla digerire meglio e per poterla affrontare. Questo avviene anche a grandi livelli con i manuali di storia, come sappiamo, non è solo una prerogativa della nostra storia personale. E quindi ho riconsiderato tutte le collezioni marine che abbiamo a casa, le ho guardate con un altro occhio e ho pensato che alla fine il mare fa la stessa cosa di quello che noi facciamo con la memoria, ovvero se noi recuperiamo qualcosa dal mare, è qualcosa che il mare ha voluto darci. È un oggetto, poniamo anche, non so, una conchiglia o un lascito, un pezzo di una bottiglia, su cui il mare ha dato la sua impronta, il vetro addirittura ha tutti gli angoli smussati perché il mare lo lavora a lungo, e lo restituisce per sua scelta, altrimenti lo trattiene negli abissi. Quindi fa la stessa cosa di quello che noi facciamo con la memoria. Noi ritocchiamo qualche ricordo, qualcuno lo tratteniamo, qualcuno lo restituiamo. Ed è un po' da quest'idea, un po' filosofica se volete, che è nata l'idea di questo romanzo. Che è un fantastico spunto, averceli, meriterebbe quasi un applauso. Tra l'altro non è un caso che con noi siano persone che magari con vari mari e varie isole, però so che hanno dei luoghi dell'anima che portano dalle parti del mare, dell'odore della salsedine, penso Massimiliano e Marettimo, ma ce ne sarebbero. Ce ne sono anche altri tra di voi. Il mare è anche un tuffo che è importante nell'economia, per dire un'altra parola bruttissima, di questo romanzo. Però prima di chiamare in causa Letizia, hai tirato fuori questa cosa del mare che restituisce, quando vuole restituire. Questo è importante, è una bellissima esperienza che facciamo anche noi camminando lungo la Battigia e trovando tante cose, a volte anche sporco, ma anche tante cose che sono molto belle. Però ti volevo, prima di Letizia, invitare a una riflessione dall'altra parte. Il mare restituisce, ma in questo libro ci sono anche tante persone che aspettano il mare, che aspettano che il mare restituisca qualcosa. Blanche, l'anziano uomo di cui ora mi sfugge giù, e cose così, sono tutte persone che aspettano qualcosa dal mare. Allora, su questa condizione dell'attesa io ti chiedo una riflessione e poi passerei subito alla voce, al canto di Letizia. Sì, riguarda in questo caso proprio il passato. Il mare si è fatto in qualche modo complice e custode di questo fatto, come dire, drammatico, che è accaduto nel passato, che ha coinvolto Corinne e non solo, ha coinvolto anche suo padre Jules e il padre della sua migliore amica Blanche e la sua migliore amica. Infatti questo è un libro che parla soprattutto non solo di una madre e di un figlio, ma parla soprattutto di un'amicizia, ovvero quella tra Corinne e Blanche quando erano anche loro adolescenti, e di ciò che è accaduto.
perché, e poi ecco la lettura di Letizia si inserisce perfettamente, insomma tutti noi abbiamo avuto nel nostro passato un'amicizia forte, intensa. Noi donne poi forse abbiamo queste amicizie che sono ancora più forti rispetto ai maschi, diventano quasi delle sorelle, no? Condividiamo tutto, totalizzanti, e quando c'è una terza persona, che sia un ragazzo, un fidanzato, una terza amica, diventa quasi un tradimento. Ecco, sono delle amicizie talmente forti che spesso in adolescenza è normale, insomma, che si creino invidie, gelosie, che si creino anche un po' dei piccoli semi di odio. In questo caso, di solito sono delle, come dire, delle cose che accadono, delle reazioni che accadono, e come nascono muoiono. Sono proprio delle reazioni ingenue anche, proprio dovute all'età e alla forza di questi sentimenti. In questo caso però, ahimè, un piccolo seme d'odio non si è disperso nel vento, ma ha messo radici e ha avuto delle conseguenze inaspettate, ma ha avuto delle conseguenze. Ne abbiamo un assaggio adesso con la lettura. Assolutamente sì. Dimmi che cosa devo fare, è il titolo del paragrafo, infatti. Continuo a pensare che non dovresti farlo, mi aveva detto Blanche in quel suo tono tranquillo da gufo saggio, sporgendosi dalla roccia. Non è più alto del trampolino. Ma il trampolino finisce in una piscina, non nell'acqua di mare. E intorno al trampolino non ci sono le rocce sporgenti che ci sono qui. Come fai a sapere che non ti sbilancerai, che il vento non ti sposterà di qualche centimetro, che centrerai il punto più fondo del mare? Non lo so. È quello il bello. Sospirò. Bello per chi? Non di certo per me che ho accettato di accompagnarti. Gli occhi di Blanche parvero diventare ancora più grandi, sul punto di avvolgermi, ma avevo imparato a resistere alla loro pacata insistenza. Alzai un sopracciglio per farle capire che non ci sarei cascata, e lei, in tutta risposta, sollevò le spalle con finta noncuranza. Dovevo provarle tutte. Avanti, se devi farlo, via il dente, via il dolore. Non me lo feci ripetere. Feci un passo verso lo sperone, sotto le piante dei piedi ne percepivo le asperità. Arrivata in fondo, sporsi le dita in modo da artigliare la roccia. Presi un respiro e guardai giù. L'acqua era di un blu scuro, impenetrabile, si muoveva appena, la superficie preda di fuggevoli increspature che si appianarono subito, come la panna del latte. Il vento era leggero, una carezza che non spostava neppure la polvere. «Non ce la farai», mi disse la solita vocina nella testa, che, guarda caso, assumeva sempre il tono di mio padre. Sei rigida e imbranata, perderai l'equilibrio e cadrai male. Se non te la senti puoi sempre tornare indietro, suggerì Blanche in un estremo tentativo. Non lo diremo a nessuno, andremo sulla spiaggia con una bottiglia e ci dimenticheremo tutto. Scossi la testa. Ce la devo fare, dissi più a me stessa che a lei. E tornai a concentrarmi, provai a fissarmi su un punto e a zerare i pensieri. Contrassi i glutei e l'addome, piegai le gambe in un gesto fluido, alzai le braccia e saltai. Nell'aria, automaticamente, le braccia slittarono dietro la testa e i piedi si allinearono all'indietro, le gambe lunghe e ritte. Fendetti la superficie come un cormorano, compressa e veloce, aggraziata e potente. Fu il salto migliore della mia vita. Produssi pochissime bolle e ritornai a galla più veloce di un boomerang. Da sopra, Blanche si sporse a urlarmi. «Tutto bene?» Mi sentivo la testa leggera, un palloncino che scappava via. «È stato bellissimo! Dai, buttati anche tu!» «No, sai che non è cosa per me». Era vero, Blanche, pur avendo dimestichezza con l'acqua, non era brava a tuffarsi, era contratta e si sbilanciava sempre. «Farai un tuffo memorabile, ce lo ricorderemo per sempre», insistetti. «Cosa aspetti? Buttati!» Blanche fece un passo in avanti, titubante, e guardò in giù. Le sorrisi, avvertì qualcosa nel profondo che mi pungeva. Un'unghia affilata affondava dentro di me, rimestando nei miei recessi più bui. «Perché volevo che la mia amica saltasse?» Il cuore aveva preso a battermi sordo in gola e una serie di immagini si era impadronita di me. Blanche che decideva di tuffarsi, che perdeva l'equilibrio, che sbatteva la testa contro la roccia e poi finiva giù e... Chiusi gli occhi e mi immersi, lasciando che il freddo dell'acqua mi snebbiasse la testa. I battiti del mio cuore a poco si quietarono nel silenzio. Quando riemersi, Blanche era seduta sullo scoglio, le gambe a penzoloni, lo sguardo verso l'orizzonte, sana e salva. Io, se volete... Ma sì, vogliamo, assolutamente. Perché il gioco è sempre quello dell'abbinamento, no? Di parole
e canzoni. E riguardo al mare, potremmo, ecco, penso che a Monzuno avremo modo di parlare. Sì, perché di il mare cosa è montagna. Il mare, sì, esatto, ma poi il mare abita molto anche me e abita... Ma ora non voglio parlare di me, per cui poi ne parleremo, perché è anche una presenza costante anche nelle mie canzoni. Ma penso sempre che alcuni momenti straordinari della vita, anche quelli ordinari, ma che per noi appunto assumono il ruolo di straordinari, hanno una colonna sonora. E prima ne parlavamo, e mentre capitava tutto questo, mi è tornata alla mente una canzone che... recita proprio questo titolo, che ha un po' quella sensazione di struggimento, di nostalgia, di chiedersi che cosa è successo. La domanda è quella: ma hai mai visto cadere la pioggia? Ah beh. Ce l'ho con te, perché la botta di struggimento e nostalgia, sono due elementi ricorrenti in me, lo struggimento sai, e la nostalgia me, è quello, ci vorrebbero birra a valanga forse per sedare, ma vabbè, questo è un altro discorso. Mi ha fatto venire in mente anche qualcosa della mia adolescenza, questa canzone, e questo è un libro dove l'adolescenza in realtà è un tema importante. Su un aspetto necessario e decisivo dell'adolescenza già parlato, queste amicizie che sembrano tutto o niente, che vivono sul filo di un continuo out-out, così totalizzanti e così pericolose a volte, insomma, oltre che bellissime. Però ecco, ti vorrei richiamare anche su altri temi che un po' circolano intorno all'adolescenza, ma che forse poi si vedono ancora meglio a posteriori, perché questo è anche un libro che gioca molto su tempi, su adolescenze diverse o giovinezze diverse. Fra l'altro su questo magari ti chiederò qualcosa anche dopo. E allora giovinezza, adolescenza, sensi di colpa, rimorsi, rimpianti, il tempo che scorre. Ecco, forse questo è anche un libro sul tempo. Su questo chiedo una tua riflessione. Sì, sicuramente. Non è un libro, ecco, abbiamo parlato di nostalgia, però non è quel tipo di nostalgia in cui crogiolarsi, è una nostalgia diversa, no? In questo caso il passato non rappresenta l'età dorata,
ma rappresenta un'età di inquietudini, di forti, abbiamo visto, no? Di forti reazioni, di scontri anche. Quindi e l'adolescenza non è quel periodo meraviglioso della nostra vita, ecco, tutti noi abbiamo... A posteriori forse. A posteriori uno vorrebbe tornare ad essere adolescente, ma però con la testa di oggi. Con la testa di oggi, esatto. Ma questi adolescenti sono belli, i miei adolescenti sono belli, belli inquieti, belli combattuti, ma in realtà è stata una convergenza, no, di momenti, per cui sia gli adulti che i ragazzi di allora erano un po' sospesi, vivevano questa vita un po' sospesa. Ecco, tra l'altro questo libro, la costruzione di questo libro è stata particolarmente complicata, perché ci sono diversi piani narrativi proprio per giustificare anche i tempi diversi e le adolescenze diverse. Quindi Corinne, che è la mamma di Rue, rivive il suo passato e quindi la sua adolescenza. Rue c'è completamente dentro invece e sta cercando di uscire dalla propria adolescenza. E quindi il racconto va di pari passo con i due focus, cioè Corinne e Rue, e poi però in mezzo si infila anche il passato. Quindi a un certo punto, proprio per la costruzione temporale del racconto, mi sono bloccata e avevo una gran confusione in testa. E quindi ho preso uno di quei cartoncini Bristol, quegli enormi poster bianchi, l'ho messo davanti, appeso sopra il caminetto, ho segnato delle linee del tempo e con i post-it ho cercato di ricostruire tutte le scene per vedere se c'era un po' di armonia, no? Perché poi con i libri succede questo, specie quando hai tanti personaggi più piani temporali, che ti chiedi se li stai portando avanti bene entrambi, se viaggiano paralleli, se ci sono anche dei rimandi tra uno e l'altro, insomma se la costruzione funziona. E quindi ho iniziato a fare questo lavoro molto artigianale, molto meccanico, che però a colpo d'occhio insomma mi ha consentito di mantenere tutto assieme. E in questo caso, ecco, i vari tempi anche del mio racconto si sono un po' armonizzati, o almeno spero che alla fine questo ci sia. E i miei protagonisti affrontano il tempo, non lo lasciano scorrere, ecco, questo è importante. Cioè, tanto Corinne all'inizio si circonda di sveglie per guardare solo in avanti, ma poi decide che anche tutto ciò che è accaduto prima bisogna rimetterlo nella propria vita, no? E bisogna affrontarlo per poter andare avanti. È un po' anche una mia caratteristica, anche nella scrittura stessa. No? Io sono una di quelle che fa fatica a scrivere un nuovo capitolo se prima non metto in ordine i precedenti. Metti in a volte. Sì. Certo. E quindi probabilmente anche questo ritornare sul passato fa un po' parte di me, fa un po' parte di queste riflessioni. Devo dire, è un libro che veramente... non gioca, ma affronta il passato. Forse il vero tema è tutto ciò che il passato, il nostro passato, può riservare e il modo con cui ancora ci può parlare, probabilmente anche fare del male, insomma. Sì, anche perché, aggiungo solo questo, ci sono alcuni personaggi che fanno parte, insomma, di questo grande accadimento di cui non si può parlare, che hanno bisogno di trovare un perdono per ciò che è accaduto, riceverlo o di darselo. Ed è darselo forse la cosa più difficile, perché perdonare gli altri paradossalmente è più facile, no? Sì. Invece perdonare se stessi è difficile. A un certo punto faccio dire a uno dei personaggi del mio romanzo che perdonare se stessi è un po' come darsi una medaglia, e di solito te la segnano gli altri, non te la dai da solo. E quindi riuscire a... Non te ne fai niente, esatto. Se te la segni da solo, esatto. La puoi solo spacciare. Quindi ecco, trovare perdono è l'obiettivo di alcuni personaggi, alcuni lo trovano, altri non potranno mai trovarlo perché ciò di cui si sono macchiati è troppo grave, è troppo importante. Il perdono ovviamente rimanda al senso di colpa che comunque ti porti dietro. Guarda, la cosa che hai detto ora, poi non ti voglio fare molte altre domande perché secondo me siamo già sulla giusta intensità emotiva e non dobbiamo tornare indietro. Però ecco, ci viene facile magari parlare di Rue, però ci sono altri personaggi molto importanti che questo problema del perdono, della colpa, del passato, ce l'hanno in maniera
fortissime, sono personaggi molto belli, disegnati e approfonditi molto bene. Allora ti chiederei forse un excursus, almeno due di loro mi hanno colpito, Jul sicuramente e poi questo, diciamo, fidanzato, come lo vogliamo chiamare, il fidanzato di Blanche, e anche Blanche se vuoi, ma non è nella stessa categoria. Ma raccontaci un po' di loro, e come, allora, ti sono anche un po' venuti in mente. In realtà parto forse dai vecchi, sì, che sono più interessanti. No, i due sono i due papà, sì, no? Sì, i due papà, sicuramente. Esatto, sì, sì. Allora, il papà di Corinne, che è uno di quei padri che fa fatica ad amare sua figlia. Fa fatica ad amare sua figlia perché sua figlia è troppo uguale a lui e tende a commettere gli stessi errori che commetteva anche lui. Quindi lui non riesce a rivedersi, no? Gli fa male rivedersi attraverso l'immagine di sua figlia, per cui paradossalmente si lega molto di più all'amica di sua figlia, Blanche, e questo legame speciale che ci sarà tra il papà di Corinne e Blanche scardinerà un po' anche qui gli equilibri di quell'amicizia forte che c'è tra le due ragazze. Ecco, Jules, tra l'altro, che fa, diciamo, anche lui è colpevole di qualcosa senza scendere nei dettagli. Passa la sua vita adesso di anziano, di pensionato, sul tetto di casa sua a guardare il mare. E guarda il mare perché spera che il mare gli restituisca qualcosa. Adesso non diremo che cosa, ma... Certo. Viceversa, il papà di Blanche, che è Arthur, ha continuato la strana collezione di oggetti lasciati dal mare di sua figlia e ne ha fatto quasi un mausoleo. Ha questa grotta proprio sulla spiaggia, dove lui recupera tutti gli oggetti del mare, ma non quelli preziosi, non le conchiglie più belle, ma gli oggetti dove si vede veramente l'impronta del mare, si vede ciò che il mare ha lasciato sull'oggetto, la forza, il tempo che il mare ha dedicato a questo oggetto. E lui in qualche modo espia, diciamo, la propria colpa in questo modo, con questa collezione, e poi avrà un'occasione particolare per, diciamo, riscrivere il suo di passato. Rick, non voglio dire niente di Rick. Rick è meglio non dire niente. È meglio non dire niente. Non parliamo del fidanzato di Blanche. Hai anche ragione. E se lo leggerete il libro capirete perché ci sono dei personaggi e poi anche a pelle, poi non soltanto a pelle, insomma, ti danno anche un senso di disturbo, di noia, insomma. Ma io che dirti, questo è un libro dove veramente c'è, magari come dire, è una vicenda che si srotola attraverso le relazioni complicate di alcune famiglie, è un libro che ha anche una collocazione geografica molto, molto netta, particolare e quindi delimitata, ma io ci ho trovato una quantità di cose enormi, compreso qualcosa che ha a che vedere per esempio con la mia vita, ma sono sicuro anche con la vita di molti di voi, se non di tutti, perché, come dire, c'è quella, non galleggiare troppo, ma c'è quella dimensione profonda, ampia, dal romanzo russo, dove magari, come dire, ripercorri una vicenda anche familiare, un gruppo di personaggi, una certa situazione temporale e spaziale, ti sembra... ti sembra invece parli di tutti noi, no? E io ho trovato questa cosa. Ora non ti ho paragonato a Dostoevskij, però insomma, vabbè, torno a Pordenone, insomma, contenta. Volevo arrivare a questo, ecco. Poi mi devo offrire tre birre, insomma. No, però al di là di questo c'è. Ci sono, non vorrei, sì, perché c'è anche libro. Un altro personaggio, sì, ecco, perché poi ci sono dei personaggi che non sempre sono esseri umani, no? Sì, ci sono, ma qualcosa si vede, però aspetta, vediamo se c'è qualcuno che vuole, che ha qualche domanda, che qualche suggestione, siamo un po' distanti, però se qualcuno vuole parlare porto il microfono, se vuole chiedere qualcosa a Lorenza. Li vedo timidi. Sì, timidi. Poi è quasi l'ora terrore della pizza. Ah, okay. No, sai cosa potremmo fare? Prima che Letizia canti, se possiamo... Sì. Allora, ho fatto una presentazione a Padova qualche giorno fa e la libraia era un pochino pazzerella, molto simpatica, ma un po' pazzerella. E alla fine... La forma del libro, com'è? No, librosteria, già il nome dice tutto. Ah, c'erano vini e libri, quindi si andava un po'... Libreria, ecco. No, però si è inventata una cosa bellissima che a me piacerebbe fare anche con voi, se avete voglia, ovvero mi ha consegnato un'agenda, una Moleskine vergine,
e l'ha fatta girare tra il pubblico scrivendo senza firme, in modo anonimo, chiedendo di scrivere che cos'è per voi il mare, che cos'è per il pubblico appunto il mare. E devo dire che in questa agenda ho ricevuto dei messaggi bellissimi, bellissimi, vorrei continuare a portarla avanti finché posso, insomma, nelle presentazioni. Ma ce l'abbiamo un'agenda da far girare? No, ma ho quell'agenda lì che adesso, adesso consegniamo al pubblico. Il capitolo fiorentino. Sì. Certo. E poi se vuoi parliamo della balena. Sì, però intanto facciamo girare l'agenda, è molto alla, alla nostra amico Andrea Bocconi questa cosa, mi piace partire. L'autoscrittura, la scrittura del sé. Le idee geniali. Allora, Brian mi detto, che cosa... allora loro devono scrivere, cioè, chi vuole naturalmente, non è obbligatorio, che cosa vi dice il mare. Naturalmente potete partire da qualche suggestione di questa serata o da qualcosa che invece il mare dice a voi da sempre, chissà. Esatto. Guarda, io ti posso dire una cosa che, e qui anche lì sono un po' gli estremi, no? Il primo lavoro discografico che ormai... non voglio nemmeno ripercorrere la data perché era veramente 20 anni fa, un lavoro di cui ho anche, vuol dire, sono anche contenta che sia sparito dalla circolazione, le salverei oggi un paio di canzoni, cui una invece rimane una colonna portante anche insomma in alcuni concerti, si intitola proprio Finito e Infinito ed è una grande metafora della vita dove è proprio il mare, no? Un mare magnum che è, ha un carattere didascalico ma anche proprio un carattere dell'anima profondo e si racconta una storia in bilico sulla follia e sulla ragione. Ma poi ora appunto nel disco nuovo di cui ancora non ho svelato titolo, niente, che uscirà ora il 25 agosto e ci sarà la prima nazionale a Firenze il 29 di agosto, c'è proprio una canzone che ha in sé tutto il mio significato di mare. E guarda caso si intitola Come un'infanzia. Ed è... Però non possiamo sentire, ovviamente. No, non ancora può, non si può, perché il produttore vigila ovunque, soprattutto la SIAE, e quindi no, al momento non posso. Però avrò forse un permesso speciale a Monzuno che potrò fare un paio di canzoni. Tanto siamo solo noi. 10.000 persone. Esatto, 10.000 persone. Però sì... proprio per farti capire quanto effettivamente, e tu hai il discorso dello struggimento, no? Questo struggimento caldo che è per me il mare, ma dove la nostalgia non è altro che la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di molto bello, quindi non è più un sentimento negativo, ma diventa un elemento propositivo, cioè perché nel momento esatto in cui io capisco di provare un sentimento per qualcosa, vuol dire che questo qualcosa l'ho vissuto, allora non devo vedere l'infelicità in quel momento di averlo sentito perduto, ma devo soltanto avere la consapevolezza di aver provato e di vederlo trasformare, perché le cose cambiano insieme a me. Quindi ci sono degli elementi che mi trascinano, no? mi travolgono, e dove appunto il mare è un mezzo, uno strumento, è un qualcosa che appare altro da noi, ma che in realtà ci appartiene sempre, ci attraversa. E anche la presenza di animali mitici, che in questo caso non sono animali sperduti o scomparsi, ma sono animali preziosi, rari, che mi piace molto questo modo in cui tu hai definito la balena, questa virgola carnosa che mi ha particolarmente... Intanto mentre loro si ispirano io leggo questa parte. Assolutamente sì. Lui seguì la linea del suo dito e vide la curva lucida di un'enorme balena emergere dall'oceano. Aveva la pancia a macchie, come i licheni sulle rocce di montagna, e nel momento di massima estensione sputò fuori un getto d'acqua violento per poi rituffarsi, pesante, ma in qualche modo aggraziata, nell'oscurità degli abissi. Era una virgola carnosa, una pausa nella scrittura della vita, un incanto che per un attimo riempiva gli angoli, mettendo a tacere pensieri e paure. Tutto era fermo e ogni cosa era possibile e nitida, afferrabile, come se il mondo fosse un plastico e si potesse scegliere quale via prendere o ritornare sui propri passi muovendo una pedina o spostando una casa o un ponte. Alcuni attimi sono così,
interrompono il tempo, regalano una consapevolezza, una lucida verità che poi sparisce, dissolta nel quotidiano. Gli schizzi ruppero l'incanto, la coda del cetaceo, sinuosa e quasi sbarazzina, salutò prima che il sipario d'acqua si chiudesse. «Quanto vorrei poter andar via con lei», mormorò Blanche, mentre la superficie sfrigolava ancora. «Dove?» «Nel nulla». No, grazie a te. «Nel nulla». No, prima di lasciare concludere a Letizia, direi, perché si conclude meglio una canzone con le nostre chiacchiere, ma una tua parola sulla balena, sulla tua idea. Non sei Melville, sì, ma sei... No. La balena in realtà è quasi un fantasma nel mio libro, cioè esiste, ma in realtà serve più come simbolo e rappresenta diverse cose. In modo particolare è un po' la nostra infanzia, no? È un po' ciò che è inafferrabile, ciò che sfugge. Nella copertina c'è la balena dentro la bottiglia, è ben chiusa, però gli abbiamo fatto aggiungere anche un po' di mare per farla sopravvivere, perché altrimenti sembrava prigioniera. Vero. E basta, no? Vero. Però poi, leggendo il libro e man mano che le vite dei protagonisti si dipanano, la balena riesce a uscire dalla bottiglia, e quindi questa infanzia, questa adolescenza viene risolta e trova una via di fuga. Meraviglia. Allora io finirei dando la voce all'ultima canzone di Letizia. Restituite l'agenda ovviamente a Letizia. Lì sulla vostra destra trovate la libreria Ora Blu, che con il suo banchino a cui potete rivolgere e comprare questo libro, e secondo me vi farà un'ottima compagnia quest'estate, interrogandovi ma anche tenendovi acceso proprio sul filo della curiosità, del voler sapere come certe cose vanno a finire. Un libro di dolore, di amicizia, di sensi di colpa, di sale e di vento, e tutto porta via. Sì, ma una mia amica addirittura ha detto che è pure un thriller. Io non ma ci non può so, essere, ma direi, infatti abbiamo però... avuto, no, forse no, non direi, ma comunque ci sono molte sorprese, molte cose che succedono, e che comunque hai molta voglia di capire come andranno a parare e certe cose. Ma soprattutto c'è la salsedine, il vento, il mare, la tua Bretagna, vorrei dire la mia Bretagna, ma insomma questo è un altro... Anche la tua. Sì, sì, per certi versi, in maniera molto letteraria e immaginaria, insomma, qualche volta. C'è tutto questo e molto di più. Sentiamo che cosa... Vabbè, prima però un applauso a Lorenza. Grazie. E grazie a Letizia. No, grazie a voi, grazie a Paolo, grazie a Paolo, Stefania. Sì. Ma tutte le canzoni non sono ovviamente casuali, sono sempre figlie di un ragionamento o di un'intuizione che la lettura dei libri mi dà. E i cantastorie fanno questo, no? Cercano di, lo dico sempre, di prima di spiegarci il mondo e poi di consolarci. E il mio maestro De André, appunto, la prima canzone era Oceano, in questo interrogarsi di questo bambino che fa domande, anche lì c'è una storia dentro la storia, poi la canzone appunto dei Creedence come colonna sonora, e poi l'ultima che è un po' un rovesciamento, è questa ricerca, qui è Corinne che se n'è andata, ma anche Rue in qualche modo se n'è andata. Allora mi è venuta in mente una canzone sempre di De André che parla di mare, che parla di una partenza, di un presupposto di ritorno, non si sa quando, ed è intriso di letteratura. In questa canzone ci sono personaggi da Cent'anni di solitudine, c'è una citazione da El topo di Jodorowsky, c'è una grande magia che è quella che abbraccia la letteratura e la canzone. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde,
venne Sally con tamburello. Andai verso il mare senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Mi montai sulla groppa, sparì in un malero. Andate a dire a Sally che non tornerò. Mi montai sulla groppa, sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Vicino alla città trovai Pilar del Mare con 2 goccette eroina, s'addormentava al cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei Meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi. Sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, li fenne Sally